Bentornati ragazzi, bentornati ancora una volta qua sui Mondiali 2018. La seconda serie di oggi, la seconda serie di oggi. So che molti di voi sono arrivati solo adesso, ma è la seconda serie di oggi. G2 contro RNG può finire qua, col prossimo game. Vero. Siamo sul 2-1. È vero, siamo sul 2-1 in favore degli RNG ovviamente. Un po' un peccato per i G2 perché avevano le carte in realtà per poter conquistare anche lo scorso game. Se non fosse per il fatto che la pick and man phase fosse atroce onestamente da parte del buon Grabs. Perciò Grabs, per favore, mai più migliora. Non andava bene la pick and man phase all'interno della scorsa partita. Tuttavia i ragazzi dei G2 Esports hanno dimostrato di avere la capacità individuale di poter reggere. In particolar modo Perks e Wunder sono i due che vorrei guardare sotto questo punto di vista. E la loro performance in game 2 è stata assolutamente stellare. È stata stellare però per un paio di motivi ben precisi che non so se si ripeteranno. In particolare col Tank Engine non lo vedo scappare di nuovo dalla ban phase degli RNG. E ancora una volta i ban, ancora una volta Akali, ancora una volta Heimerdinger, dall'altra parte il Sandra e Xayah. Terzo ban dei G2. Vediamo se arriverà il ban di Tank Engine da parte degli RNG. Ovviamente sappiamo essere una delle grosse priorità all'interno di questa pick and ban phase. Ancora una volta il ban di Urgot, ma bannate Aatrox. Se adesso bannano Tank Engine, i G2 riprendono Aatrox. Secondo me non è un grosso rischio lasciare Aatrox open. Secondo me il grosso rischio è non avere Tahm Kench o non avere uno dei grossi carry che potresti avere nella corsia superiore. Sarà il ban di Alistar in G2 Esports. No! Andate a prendere Tahm Kench. Se adesso ve lo rubano i Royal Never Give Up, fate la figura dei pesci lessi. Dei polli. Però è buono il pollo, nel senso, se non vabbè, che c'entra? È un po' scemo il pollo. Al curry. È un po' come me, no? È buono. Il pollo al curry. Perché in questo caso Wunder non carrierà proprio un bel niente. L'abbiamo visto nello scorso game, il pick di Poppy contro Aatrox. Ha stompato Gragas da parte di Royal Never Give Up. Ma quello che ci importa è se o non prenderanno o non prenderanno Tahm Kench. Non lo vanno a prendere Gragas non Italia? Ancora. Davvero? Gragas Italia. Quindi vogliono andare a giocare il Gragas support per magari disincentivare o il Gragas top lane. Sappiamo che c'è anche quella possibilità. No, ti prego. Da parte degli RNG? No, ti prego. Sono curioso perché ci sono tante scelte. Nocturne, vero, un altro dei grossi ban da parte degli RNG. Di solito arriva in seconda rotazione. In questo caso Tahm Kench finalmente viene preso da parte di G2. Buono, bravi. Terzo pick da parte di Royal Never Give Up. Cosa andate a prendere? Sono curioso perché, sì, Poppy è stato uno dei grossi pick contro Aatrox. Mi piace come scelta qua da parte degli RNG. Sarebbe stato bannato 100-100 nella prossima ban phase se non fosse stato preso adesso. C'è la possibilità del flex in corsia centrale, ma essendo blue side ovviamente verrebbe rivelato immediatamente, quindi ci sarebbe l'adattamento da parte di Royal Never Give Up. Sì, gli RNG adesso ancora una volta con il ban di Lucian, di Jhin, come nel game 2. Onestamente mi sembra molto un emulare la draft del game 2 da parte degli RNG. Non vedo grosse differenze in termini di che cosa vanno a rimuovere, l'adattamento che stanno facendo i pick and man phase. Tuttavia la critica si muove verso i G2 perché Aatrox non lo vedo come una grossa priorità per il G2. Però con bannato Sion, bannata Kai'Sa, è possibile giocare adesso. Quarto pick da parte di Royal Never Give Up. Giorno, sarà di nuovo Lucian. Lucian Gragas. Uzi alla fine ha giocato dei solidi game con Lucian. Non è stata lui la ragione del perché sono stati sconfitti gli RNG nel game 2. E finalmente potrebbe esserci la Sivir. L'abbiamo chiamata tanto tempo. Mi piacerebbe vederlo onestamente. Sì. Mi piacerebbe molto vedere Sivir qui da parte dei G2 perché Yharnam, tolto il fatto che Yharnam è un bravo giocatore di Sivir, ma in generale sinergizza molto bene con le intenzioni dei G2, con le loro composizioni. Mi va bene il pick di Ryze, è ok. Tanto c'era il counter matchup dall'altra parte in ogni caso. Niente Irelia. Ed ecco la Sivir. Va bene Sivir. Mi piace come scelta da parte dei G2. L'unico pick che disapprovo è quell'Aatrox nella corsia superiore, ma mai dire mai. Magari potrebbe essere la scelta che questa volta funzionerà per i G2. Quindi se Poppy top è Talia e in giungla Gragas support. Abbiamo visto più volte Ryze venire flexato nella corsia superiore da parte dei G2 e l'abbiamo visto funzionare anche contro Poppy. Magari bene. Potrebbe essere il mid lane Aatrox. Hanno preso Galio.
Quello potrebbe essere l'Aatrox di Perks nella mid lane, fate molta attenzione. Guarda, hanno già selezionato. No. Swappano. Sapremo solo tra 26-25 secondi alle reali intenzioni dei G2. Sto semplicemente delineando le varie possibilità, perché la comp degli RNG è davvero simile a quella del game 1 e del game 2. Sì. Dove butti tutto su Uzi, cerchi di snowballare il game il più velocemente possibile. I G2, vorrei vedere quell'Aatrox in mid lane, perché credo sia una minaccia maggiore contro Galio. Ed eccolo lì! Ed eccolo lì! Sì, e in generale mi piace molto di più il matchup Ryze contro Poppy nella corsia superiore. Ryze può davvero mettere pressione in quella corsia superiore. Perks con l'Ignite nella mid lane. Aatrox è un matchup vincente contro Galio. Perciò flexare questi due pick è intelligente da parte dei G2, e in questa draft è la corretta scelta, secondo me. Stretta di mano tra i due coach, tra i due allenatori. Sesto uomo di ogni squadra. Davvero importante, e stiamo vedendo perché è così importante. Che terribile, Yunder. E ripeto, l'idea dei G2 non è teamfightare con questa comp. Loro non vogliono teamfightare. L'idea dei G2 si è arrivare al power spike di due oggetti di Ryze e gli altri due spruzzano. Due, tre oggetti Ryze, Aatrox, e giocare le side lane, giocare le corsie laterali. Utilizzare solo ed esclusivamente Sivir come bot per wave clearare nella corsia centrale e disengage con Tahm Kench. Basta! Non c'è nient'altro per il G2. G2 contro RNG! RNG! Murder! Va bene. Siamo all'interno degli evocatori. Game 4 per il G2 e gli RNG. Riusciranno il team cinese a finire la pratica? Vanno solo prendere quest'ultimo Nexus e passano, rimuovendo una delle due speranze per noi, per l'Europa. E voglio un attimo soffermarmi sul pick di Nocturne, perché non abbiamo parlato tanto in Pikeman Phase, è la prima volta che la vediamo in questa Best of 5. Però Jankos è stato abbastanza consistente con il pick di Nocturne nel corso del group stage, e in generale il modo in cui giocano i G2 con la pressione della quale hanno bisogno i G2, credo che il pick di Nocturne si allinei perfettamente con il playstyle di Jankos, si allinei molto bene anche con lo stile di gioco di Perks e Wunder tra la mid e la top lane. Ci potrebbero essere dei problemi nella corsia inferiore, tuttavia i G2 dovrebbero essere preparati a questo, dato il fatto che gli RNG hanno sempre giocato con lo stesso stile. Game 1, Game 2, in questo Game 4 succederà la stessa identica cosa degli scorsi. Probabilmente vedremo un'impostazione di dive nella corsia inferiore per Karsa. Tahm Kench è lì per questo assieme a Sivir. Quindi hai degli strumenti per poter disingaggiare, per poter rimanere al sicuro. Quello che mi preoccupa è la Talia. Talia è uno di quei personaggi che può forzare uccisioni indipendentemente da quelli che sono i tuoi strumenti di disengage. Non è come un Ornn che puoi scudartelo, non è... Quando ti crea il muro dietro, puoi avere Tahm Kench, puoi avere quello che vuoi, può essere Sivir, ma è davvero difficile riuscire a disingaggiare. Vediamo se effettivamente riusciranno a sopravvivere, a far sopravvivere il 3-man stack ancora una volta. Nocturne, Sivir, Tahm Kench. Interessante il fatto che Yharnam inizi subito di Boomerang Blade e non di W. Il Ricochet tende ad essere una miglior spell livello 1 per semplicemente respingere le ondate di minion e al tempo stesso fare danno ai campioni mentre passa. Ma non sembra essere il caso. Ming continua col poke di Q. I barili si fanno sentire. Yharnam già costretto a bruciare la sua prima pozione, mentre utilizza già un buon 80% del suo mana per pulire queste ondate di minion. Ming si fa avanti, livello 2, immediatamente il divano della battaglia. Dita che lui ha ottenuto livello 2, ma non ha ancora la pelle coriacea, questo è differente. 1 e 2 e 3. No, la terza stacca va dall'altra parte. I danni da parte di Yharnam non vanno a segno, in quanto la lama boomerang viene evitata da parte di Uzi. Addirittura Yharnam spell shield di livello 2 per negare il potenziale all-in, sì. Riguadagnare del mana indietro. Comprensibile. Flash già utilizzato da parte di Ming. Flash a cui i ragazzi dei G2 hanno risposto agilmente, semplicemente con il divorare di Tahm Kench. Dato che mancava un minion a livello 2, i ragazzi dei G2 l'hanno tenuto tipo baby, una frazione di secondo più tardi, mentre il flash viene bruciato in mid lane. 1, 2. Arriva la terza stack. C'è la terza stack. Arriva Jankos. Terza stack. Disengage grazie al teletrasporto che da parte di Letmi minacciava la corsia inferiore dei G2. Sai, secondo me è molto meglio bruciare il TP della corsia superiore che della corsia centrale.
perché la corsia centrale deve coprire molta meno distanza per tornare in lane rispetto a Letmi, che è in un matchup sfavorevole e probabilmente verrà pushato sotto torre. Quindi sono curioso di vedere cosa farà adesso Jankos, conoscendo tale informazione, e Wunder, conscio del fatto che non c'è il TP dall'altra parte. Oh baby, bello! Fa scudare ancora una volta una delle abilità più importanti, quella che gli avrebbe fatto davvero tanto male, il setup dell'emersione sulle mine da parte di Talia. Ciao. Pugno della giustizia, evita. Bravo, così. Bravo, ciao. Le catene infernali. Hai visto quello che ha fatto? Sì, ha evitato le catene infernali camminandoci dentro e poi ha utilizzato la E per il pugno riprendere la distanza ancora prima e poi uscire fuori. Davvero un'ottima esecuzione a livello meccanico puro da parte del mid laner degli RNG. E qui non so se hai visto quello che ha fatto Wunder. Ha tirato il flusso quando lo smaterializzatore stava facendo sparire il carmatore in modo che abbiamo un'altra priorità. Wadid davvero rischia tantissimo. Evita il cock up. Flash per Wadid. Uno, due colpi. Rischia tantissimo. Se l'è giocata divinamente. Bravo Wadid. Levate Tom Kelcia Wadid. Davvero bravo a livello di esecuzione meccanica. Però la wave sta pushando in favore degli RNG. O meglio, in favore dei G2, ma gli RNG ritorneranno con il teletrasporto e vi sarà un freeze in favore di Uzi, a meno che Jarna non sia in grado di romperlo prima del suo ritorno. Vediamo se sarà così. Va bene. Per la prima volta in 4 minuti Jarna non perde 20 minion da parte di Uzi. Ne perde comunque 5. Sono quelli che sta per fare adesso Uzi. Uzi che ha già utilizzato il teletrasporto per andare a prendere Rubavita. Ha già uno scettro vampirico, che era anche lui teletrasporto, doppia spada però per lui. Perks che per il momento non ha tantissima pressione, questo perché Shao ha già ottenuto il suo primo recall. Lo vediamo dal fatto che il TP è in cooldown e gli oggetti che ha a disposizione. Boom. Arriva il taunt, tocca Perks. Senza... Oh, Perks! Non ha il flash, ricordiamolo! È vivo! Oh! Parks è davvero bravo, a parte gli scherzi. Parks ci rimane, cioè, ci sono ancora due stack di pozioni a corruzione. Uno sta andando, uno ancora dentro la bottiglia per gli Xiao. E lui con 200 HP decide di rimanere. Parks è molto coraggioso, vediamo se riesce a rimanere in vita. Sta arrivando Nocturne nella corsia centrale. Parato la stella ardente di Lucian. Non il laser però. E uno, non camminare dentro i denti di guerra però, perso. E due. Sta arrivando Jankos. Vuole baitarlo, non ce la fa, Xiao vuole la bocca. Jankos viene nella corsia centrale, non è un gank, questo è semplicemente mettere pressione sulla corsia e concedere il reset della wave. E il recall. Per Perks e dargli così un recall vantaggioso, quindi giusta cosa qua da parte di Jankos. Adesso Wunder ritornerà in base, credo. La ricompensa del flex. No, va a prendere la pianta, ok. La ricompensa del flex di Aatrox ovviamente la si vede nella corsia superiore, dove Ryze sta totalmente dominando una Poppy, tanto quanto Poppy ha dominato Aatrox nella partita precedente. Ah, spell shield un po' in ritardo da parte di Jarnan. Quello che vorresti fare è spell shieldare la Q di Uzi, cioè la Q di Lucian, così che neghi buona parte del danno istantaneo che Lucian effettua all'interno di questa fase di corsia. E a livello di 2v2 sta andando molto meglio per Jarnan rispetto allo scorso game. Non abbiamo ancora visto delle solo kill, sono abbastanza sicuri. Non abbiamo visto delle vere e proprie giocate offensive da parte degli RNG, al di fuori del tentativo di dive da parte di Ming, che è stato abilmente evitato da parte di Wadid, che se l'è giocata brillantemente a livello meccanico. Ming ancora una volta minacciato da parte di Tam Kench, mentre Jarnan continua a colpire quelli che sono i minion, i servitori, deve pulirli il più velocemente possibile, far schiantare l'ondata di servitori sotto la torre e rendere a Uzi la vita impossibile. Questo impedisce a Uzi di colpire Jarnan e Wadid, perché è impegnato a colpire i minion, che se no muoiono. Livello 7, livello 6. Rax non è centrale. Ancora... Cioè, è tornato in base, ma... Non ha ancora totale controllo della wave. Carsa. Carsa mid lane. Buona provocazione al massimo della sua carica. La suprema da parte di Perz. Il engage di Jankos e la suprema. Primo salvo nelle mani di Perz. Continua. Ancora la suprema attiva. 12 secondi. Non basta. Però in quanto Carsa utilizza il flash. Poco male a disposizione. Ming blocca Jankos. Jankos non ha il flash. Scuda però. Wadid. La barilata. Arriva Wadid. È davvero bello che è morto Ming. Un ultimo colpo della nave del Darkin. E questo è un 2-0 per il G2. Qua hanno esagerato gli RNG. Carsa era a livello 5 con pochissimo mana quando si è portato verso la corsia centrale.
perciò pochissimo rispetto è stato portato verso il mid laner dei G2. Tu lo sai, hai il matchup favorevole dal lato dei G2. Nel caso di Counter Gank, il 2v2 sarà sempre in svantaggio degli RNG. E Jankos capitalizza la grande nella corsia centrale. Andiamo a rivedere il replay, andiamo a vedere come si è eseguita. Karsa si avvicina, credono di avere l'iniziativa, ma Jankos è già pronto. Jankos era lì pronto a muoversi verso la corsia centrale. Il motivo per cui questo gank ha funzionato è perché Karsa, guardalo, ha zero mana a sua disposizione. Non ha veramente tanti danni, ha mana giusto per una combo. E Jankos si porta verso la corsia centrale e dice: ok, volete morire a quanto pare. Odita anche lui con la rotazione. Davvero pulita questa giocata da parte dei G2. Onestamente non c'è nulla sulla quale gli si possa attaccare. Superiore vision control nel fiume. Avevano due pink in quella zona. In generale l'impostazione era solida da parte dei G2, che è quello che mi interessa vedere più del resto. E adesso Xiaoyi comincia a soffrire. Comincia a soffrire tanto. Già prima aveva i suoi problemi. Va a prendere un 300 di armatura, ma questo ancora una volta allunga il tempo. Trasporta nella corsia inferiore. Letmin deve andarsene. Yarnan e Wodid vogliono questa torre. È arrivato anche Wunder. Vogliono anticipare i ragazzi degli RNG, perché Uzi ha ruotato verso la corsia superiore. Cerca di prendere il primo sangue della torre. Letmin prova a contestarlo. C'è Galio. Sta arrivando Galio. Fa saltare in aria due persone. La torre con i piedi. Metti di guerra. Rimuovono i minion. La provocazione. Bravo, è scusata Yarnan, da parte di Yarnan. Bravo. Sì. E la torre dovrebbe venire giù. La prima torre nelle mani dei G2. Mamma mia, questi G2 stanno giocando in maniera super pulita all'interno di questa partita. Il flex di Galio, il flex di Ryze Aatrox sta davvero mandando fuori controllo il game. Mentre Jankos, bam, se l'ha ucciso uno. Cancella Karsa la sua talia ancora una volta, nonostante sia stata determinante nel game 1. In questo caso il pick di Nocturne lasciato libero da Iban lascia davvero, crea davvero tanti problemi a Karsa e agli RNG. E ora vediamo il perché hanno permabannato il pick di Nocturne in blue side, i ragazzi dei RNG. I G2 con la loro miglior partita, secondo me. Addirittura meglio del game 2 per il momento. Per quello che stiamo vedendo da parte dei G2. Fantastico controllo dell'early game. Fantastico vision control da parte di Wadid. Ottime rotazioni. Jankos rinato all'interno di questa serie. In generale sono molto soddisfatto nel vedere questo livello di gioco. Forse per quello che ridevano nel caricamento della partita, sembravano davvero felici e contenti di entrare in questo game. Sì. E questa era una cosa che dicevo anche durante il Gauntlet, sì. Se ti ricordi, Sarengo. I G2 sembrano performare molto meglio sulle spalle della performance di Jankos. E non tanto Perks, non tanto Wunder. Che ok, sono due fantastici carry, ok? Non sto sottovalutando il loro ruolo all'interno del team, ma in generale Jankos è veramente la schiena. Letteralmente corre addosso a Karsa. Barile esplosivo, non basta per evitare le catene infernali, mentre il bel bulbo esplosivo, quello sì, permette a Karsa di scappare. Bravo Ming. Ulti da parte di Ming, che era già topside, ha allontanato Aatrox dalla possibilità di assassinare Karsa. Però Perks comunque ci ha provato, esecuzione pulita da parte sua. Bulb esplosivo, sfortunatamente per lui, era già in posizione. Dicevamo che se Wunder e Perz sono il motore della macchina, Jankos è la chiave di accensione. Sì. Lui serve per abilitare le corsie e anche lui comunque è super utile al resto della squadra. Mi piace come stanno giocando i G2. Davvero, davvero solidi. Gli RNG hanno possibilità di comebackare in questo game? Ni. Nel senso che dipende molto dalla performance individuale di Uzi, ancora una volta. Però Uzi ha Lucian, non è Kai'Sa come lo scorso game che tu dici, la lascio nella side lane, posso concedere lo scaling e diventerà fortissima nelle fasi avanzate. È Lucian contro Sivir. E Sivir scalerà molto bene in questo game. Perciò la mia preoccupazione con gli RNG, ogni volta che draftano Lucian è sempre la stessa. È un coin flip. Dipende molto dalla performance individuale del giocatore e da quanto vantaggio riesce a canalizzargli early game. Se la squadra avversaria gioca correttamente è molto difficile. Siamo utilizzando lo scudo di Durant in mezzo secondo, giusto per ridurre i danni del terzo colpo di Perz. Arriva il messaggero della Landa, prende senza problemi questa torre, ma devono difendere almeno la seconda. Sivir pulisce immediatamente i minion e così il messaggero della Landa, ancora in salute, cerca di colpire la torre, viene bloccato. No, non può essere mosso. Mezza vita della seconda torre della corsia centrale va a essere persa, va a cadere.
G2 Esports che estendono ulteriormente il loro vantaggio, rompono la corsia centrale. Questo vuol dire più controllo sulle due corsie laterali, proprio perché puoi andare ad estendere il vision control all'interno della giungla avversaria. G2, se se la giocano correttamente, hanno il controllo totale di mappa. Lepmi sul lato, ricordiamo che è stato contro Rides tutta la partita, molto meno impatto del game precedente. Game precedente l'ha smurfato, l'ha proprio smurfato, correva addosso al tiratore che era una Tristana senza alcun problema. Ha completamente nullificato Wunder del suo Aatrox, ma Aatrox questa volta è nelle mani di Ferz. Ha già un 10% di riduzione di carica, una lama fantasma di Yumu che gli permette di correre, di aggiungere velocità di movimento alla sua Suprema. O magari anche al Nimbus Cloak, dovrebbe essere... No, non ce l'ha, Perz. È andato rosso-verde. Tra l'altro Perz, andando subito di Armor Pen pesante, letalità, chiedo perdono, non è Armor Pen. Andando subito di letalità, comunque riesce a bucare molto di più le difese di Shao, che dalla sua ha soltanto una cotta di maglia, che non è molto. Cioè, è molto leggera come protezione dal lato degli RNG. Perciò... andare subito letalità ti concede veramente tanto, specialmente quando hai un vantaggio in esperienza, perché ricordiamo la letalità aumenta l'ammontare di Armor Pen in base a quanti livelli hai. Sì. E se hai un vantaggio nei confronti della tua controparte, diventa ancora più oppressiva. Trago di vento che fa davvero piacere ai G2 per diversi motivi. Ci sono 4 personaggi su 5 su cui la velocità di movimento fa davvero una grossa differenza. Sivir la Suprema, abbiamo sia la Yumu su Perks che la Yumu in costruzione su Jankos. E abbiamo anche Riles che va di scatto fasico più ovviamente la sua passiva che gli permette di ottenere velocità di movimento addizionale. E tra l'altro molti staranno pensando e dicono: oh, immaginano il teamfight nel momento in cui Nocturne si porta su. No, non ci sono teamfight in questo game. Non vuole essere quella l'idea. Perz potrebbe essere chiuso. Arriva Nocturne. Nocturne sta volando, ma su chi? Sul jungler avversario, sta lì ancora una volta distrutto. Oh, Perz prende. No, è Lucia, scusate, Uzi. Oh, arriva Lesmi. Ming deve scappare. Karsa in fuga. Luciole che brucia sulla sua testa. È morto. Va a prendere Lucidione grazie al vantaggio di livelli. A livello 12 Perz. Perz continua su Ming. Ming, barile esplosivo a range, a point blank range. Un ultimo voluto da parte di Wunder. Cancellato. Perz sotto la seconda torre. Wunder richiude. Wunder richiude. Li vogliono dei VAR. E nessuno dava una chance ai G2. E stiamo... rischiano di andare sul 2-2. Davvero il secondo 2-2 di oggi? E questo non era un grosso teamfight, questa era una schermaglia iniziata da parte degli RNG. Sì. Con vantaggio numerico che viene successivamente rigirata da parte dei G2. Si sono separati. È quello che non devono fare gli RNG. Non devono mai separarsi. Perché nel momento in cui lo fanno, hai Nocturne che ti prende come singolo, hai Aatrox, Rides che riesce ad isolarti, one shotarti. Non è quello che vogliono fare. Guarda come sta. Guarda Uzi dov'è? Uzi da solo. Solitaria. Il resto del team è nella zona superiore. Cerca di flashare verso il resto della sua squadra. Ma non è che possa fare molto. Uzi era morto ancora prima che il fight iniziasse. Karsa già super low. Perks lo one shotato. Poveretto, non poteva fare niente. E non è un team fight, fondamentalmente. Non è un team fight. Semplicemente i G2 prendono una persona alla volta, isolata dal resto del team, e lo prendono e lo uccidono. E ragazzi, la tradizione che ogni best of 5 castata col Sarengo deve andare a 5 game sembra essere rispettata ancora un'altra volta. Ma sempre io? Ma regalami ste emozioni, Sarengo, è bellissima sta cosa. Lo so, è ancora più bella quella di prima però. Sì. KT contro IG, per chi se la fosse persa, so che siete tanti adesso. Eravate molto pochi stamattina alle 6, quando abbiamo iniziato la trasmissione. Ma non sapete cosa vi siete persi? Il terzo game di KT contro IG, andatevelo a rivedere. Poi mi ringrazierete. Poi mi ringrazierete. Ragazzi, poi metto Silver Screen come suoneria del cellulare. Ma anche solo il fatto che ci sia la possibilità che possa arrivare a 5 game per il team numero 3 europeo contro il numero 1 cinese. Sì. Quello è... capito? Ma stiamo parlando... fuori di testa. Stiamo parlando di una regione che l'anno scorso ha tirato fuori i Misfits. Ti ha tirato fuori i Misfits. Cioè, com'è possibile che l'Europa tiri fuori sempre ste cose? È assurdo. We are the best. Abbiamo le sfogliatelle. Ce l'avete le sfogliatelle, ragazzi? Due sfogliatelle, una riccia. È possibile. E riccia, Perz, no, è troll. Comunque Perz 4-0-0 in sto game. Gigantesco. È qualcosa di enorme.
ma perché alla mannaia oscura ha due oggetti a 18 minuti, è incontrollabile. Ancora una volta corrono addosso a Utiplex, utilizzato, non ha la guarigione, ricordiamo, lo sparato di Raiz. Arriva Galio, ma per quale motivo? Ma l'ha salvato. Lo so. È partito il disengage, save Uzi e ci hanno provato. I G2 però non mi piace che vadano per si fight. Dovrebbero in realtà cominciare a splittare di più le lane. Infatti Perks guarda, appena finito il tentativo di flank, ritorna verso la corsia superiore. Sa di essere più forte di Xiaohu nell'uno contro uno ed è in grado di sfruttarlo al loro vantaggio. Ma bravi, non G2. Di solo uno contro uno vivrai questa voce, che ovviamente nel momento in cui si parla di questo tipo di gameplay, stiamo parlando di il top del competitivo mondiale. In questo caso deve avere il supporto del team. Un paio di lumi all'interno della zona rosa della giungla lo aiutano a mantenere il controllo. Andrà a resettare l'autoattacco per finire questo lume, mentre Yaman ancora una volta nella corsia centrale. Ripetiamo qual è il game plan. Aia. Poi Xiaohu, Perks utilizza la Flash. Yumu. Arriva Karsa. Perks può morire, ma il teletrasporto di Wunder dovrebbe dargli man forte. Arriva anche Ming. Ming è basso, livello 8 contro livello 12 di Wunder. Oh, Perks! Tira, lo esplode, arriva Uzi. Perks! Perks è mangiato vivo, Karsa! La lama del Darky, la famata! Arriva Wadid, lo divora, disengage! Non potete sottovalutare il dio della guerra! E non potete andare su Perks a quanto pare, perché è mostruoso a questo punto del game. 5-0-0. Oh mio dio! Mi ha fatto sentire sporco dentro. Se siamo abituati a outplay dotati, non so, di mobilità, questo è grezza violenza. Qui tira fuori la lama schifo Madò e appena gli va a range Karsa, un 1-2 che cancella la sua voglia di vivere. Guarda, uno, prende la seconda Q, due, lascia in con la terza, out attacco, rip Karsa. L'ulti di Tahm Kench in top lane. Questo è il motivo per cui Tahm Kench è così forte comunque, sì. Perché puoi fare queste giocate cross map da una parte all'altra e salvare il resto della formazione dei G2. E guarda Perks, e come fai? Cioè, stai outplayando i migliori al mondo. Cioè, assurdo. Mamma assurdo mia. Ancora una volta Perks. Ming è livello 8 contro livello 14 di Perks. 40% di riduzione di ricarica appena ottenuto. Altro martello di cavolfiore. Si chiama Cofield, lo chiamo così. E ricordiamo, questa è la prima volta che i G2 arrivano ai quarti di finale dei mondiali. Ci hanno provato per 3 anni. Non ce l'ha mai fatta. Questa è la prima volta. Da terzi. Da primi non ce la fanno. Non ce l'ha mai fatta. Da terzi sì. Sai quanto stanno rosicando Sven e Midi? Best in the West, ragazzi. Hashtag Best in the West. Sven e Midi si stanno mangiando le mani, le unghie. No, hanno finito le mani e le unghie, sono passati direttamente alle braccia, tipo sì, i polsi. Stanno rosicando sul... Stanno rosicchiando tutto quello che trovano. Drago d'oceano per i G2. Come se non fosse sufficiente la pressione globale sulle lame laterali, sulle lane laterali che stanno applicando. No! Piano no! Divorare ancora la volta di Wadid. Pelle coriacea, assorbe tutti i danni. E se utile dovrebbe essere il carry. I danni non sono sufficienti neanche per uccidere il supporto del team avversario. Cos'è Perks? Che stai facendo? Non lo so. No, contro chi l'ha capito. Persa la vita? Arriva Karsa. Contro chi l'ha persa la vita? Ah, credo fosse 1v1 contro Xiaohu. E ha deciso, ok, cerco di tankarmi la torre perché così recupero più vita rispetto a prima. Sì. No, è giusto, in realtà, da parte di Perks. Rischioso, ma giusto. Va bene. Vediamo di non perdere il 5-0, che è buono. Non gli diamo la speranza agli RNG, no? Gli RNG sono sotto di 8000 gold. Gli RNG volevano chiuderla qua, ma adesso sembra davvero difficile. I due draghi non sono importanti, ma quei soldi. Quei soldi. Ancora una volta, il problema non è tanto 5-0-0 Perks, quello che vuoi, ma il fatto che la comp degli RNG non può andare indietro. Sì. Hanno Lucian, hanno Talia, sono dei campioni che indietro non riescono ad offrire tanto. E il fatto che siano così tanto indietro, si parla di... Cos'è? Sono più di 8000 gold di svantaggio? In realtà c'è un'opzione per i ragazzi degli RNG. Quando hai Talia, tu un bel muro, riesci a isolare il target e anche in svantaggio di gold riesci a ottenere uccisioni. Ma l'ultima volta che l'hanno fatto, Talia è stata letteralmente schiacciata da quel vantaggio che in realtà è influente. Guarda casa ancora una volta, flash oltre il muro e Perks minaccia così tanto che leva 3/4 di vita all'avversario in 1 contro 2. Guarda che roba! L'ignoranza davvero del pick di Perks. E adesso i G2 ritornano alla lavagnetta, no? Ritorni verso la zona del Baron, riprendi il totale vision control.
cerca di assicurare l'obiettivo oppure baiti gli RNG in un fight o in una piccola schermaglia con vantaggio numerico dove loro face checkano. No. Flash barile, perde sotto la torre, Yarnan riesce ad evitare l'engage, corre, la caccia grossa, mette tutto il team nemico, Poppy perde, si gira, oh! Uno! Un solo d'attacco della, ancora una volta la mano del Darkin, sta arrivando Galio, Yanko se le guai, Letby gli corre addosso, prova a farlo saltare in aria, Letby, Ming basso in vita, perse il coreografo, viene buttato giù finalmente, cazzo è utile, ancora è arrivato Wunder, è uno, è due! È l'unico rimasto in vita, Letby cerca di disingaggiare Yann, divorato da parte di Wadid. Non c'è modo che possa scappare, non c'è modo che possa ottenere altro. In G2, in 4, ancora vivi, hanno perso Perks, ma hanno guadagnato un barone, è un ace. Quattro persone ancora in vita dal lato dei G2 Esports. Questo è il livello, questo è il ceiling della quale parlavamo per questa squadra, Perks. Un mostro con Aatrox, Wunder che arriva dalla backline con il portale dei reami, Yarna nel mezzo del fight a continuare a fare DPS. Rivediamo il replay, Ming qua ha usato un po' troppo, non era esattamente il migliore dei pick possibili, però decidono comunque di andare per il fight, erano in vantaggio numerico ragazzi degli RNG. Guarda, Perks si rende conto, non posso uscire dal fight, quindi tanto vale tirare tutto quello che ha in maniera aggressiva. Karsa viene tagliato fuori, Wunder, guarda Wunder, viene forzato fuori dall'ulti di Talia, ok, questo sacrificherà la vita di Perks, ma c'era Yarnan a compensare, anche lui è messo molto bene all'interno di questa partita. E i G2 semplicemente hanno troppi danni a questo punto del game, non importa l'esecuzione del fight, non importa quanto puliti siano gli RNG, affinché i ragazzi dei G2 hanno 30 volte i danni degli RNG. Quelli che erano 8.000 gold adesso diventano 11.000. Quelli che erano 3 lane, che stavano ancora gestendo, adesso hanno il barone. Immediatamente... No, Perks non ce l'ha. È vero, Perks è l'unico che non ce l'ha. Anche se in split push l'unico che non è ancora armato di barone. Chronograph è andato, ricordiamo, per Perks, davvero molto importante. E tra l'altro... Vai. Riguardo ad Aatrox, ogni volta che ulti guadagni un boost di AD, se non sbaglio sul 30% del tuo total AD. Sì, dovrebbe essere 15-20-30. No, qui, dai. Comunque, è 20-25-30. Ah, 25% era, perché era ulti rank 2 per Perks. E quindi la seconda Q, quando si è rigirato, era con l'ulti attiva, con il distruttore di mondi, ha fatto tutto quel danno anche per quel motivo. Anche il Dash aveva aggiunto altro AD al suo danno. E adesso livello 16. Perks livello 15, Yarnan. Un'ondata di servitori, un esercito ripulito in maniera molto efficace da parte di Xiao. Adesso per gli RNG devi cercare di difendere in qualche modo. I G2 stanno prendendo la mappa, guarda l'1-3-1. Sì. Si sta muovendo Nocturne con Perks, ma Wadid e Yarnan sono fermi nella corsia centrale. Jankos semplicemente può fare su e giù dove vuole, può andare dove gli pare. Alla fine Wadid ha sempre l'ulti a disposizione, quindi può muoversi dove e quando vuole. Torre della corsia inferiore. Nella corsia inferiore. Caduta. Wunder sì che ce l'ha il barone, sta arrivando alla base, la torre della corsia centrale anche lei sta cadendo, stanno perdendo pezzi da tutte le parti. Wunder è uno, è due. Letby deve rimanere qua e pulire. E già solo il fatto che i G2 riescano a spingere gli RNG fino a questo punto era impensabile fino a 3 giorni fa. Ma ancora una volta il muro di Talia, non trova né Perks né Jankos, troppo veloci. E questo è un disastro perché nella corsia inferiore vuol dire che anche la torre va a cadere, torre che è caduta già nella corsia centrale. Tutta la base degli RNG completamente aperta. Letby cerca, guarda, di chiudere il bunker, ma viene cancellato. Gli HP stanno sparendo, Xiao non riesce a raggiungerlo, troppo veloce. Too fast for you. C'è centrale, distrutto l'inibitore, no. Si mettono davanti, ma top. E adesso è Aatrox, è Perks a fare il lavoro. Non ha il barone, ma va bene uguale. Torre della corsia inferiore. Qualcosa i G2, cioè gli RNG, scusate. Giù. E primo inibitore giù, e secondo inibitore giù. Doppio inibitor caduto. Perks ancora nella corsia superiore. Il Baron, ancora 15 secondi, ma i G2 non vogliono azzardare, perché il Drago Infernale è a disposizione. Credo andranno a prendere quell'obiettivo, e da lì potranno puntare alla chiusura. La macro dei G2... Clean. Abbiamo sempre detto come i G2 siano il miglior team occidentale a livello di macro. Lo stanno dimostrando ancora una volta. I Fnatic sono bravi, ma sono bravi anche per altri motivi. I G2 con questo tipo di composizione stanno letteralmente aggirando l'intero problema Uzi. Non è un problema. Nonostante sia Lucian, non è un problema. Va bene così. Prendi e dai tutto al farm a Lucian. 300 minion, non c'è problema. Non puoi essere in tre posti contemporaneamente. Non puoi.
Avete una sola minaccia. Due con Carsa. Carsa 1-4, ha un oggetto, ha un singolo oggetto. Bene, calmiamoci un attimo. No! Analizziamo la cosa no. in termini oggettivi. Va bene. Tre oggetti e mezzo per Perz. È qualcosa di abissale la differenza che c'è tra lui e Xiao Hu in questo momento. Sono due oggetti di differenza. Due in più per Perz. Tre oggetti e mezzo anche per Wunder a questo punto del game. Ha già chiuso il bastone del vuoto, quindi grosso scaling già a disposizione dei G2. Yarnan, Infinity Edge, ha un altro fervore, 90% crit chance in questo ancora momento. Ancora una volta si riprovano, ancora una volta il muro della testa non va! Ancora! Bannate Damkench e RNG, se no questo è quello che succede, che è il torri dell'Exus Scatolo! Terze Wunder in base, Jankos a dare copertura. VR arretrate per difendere la base, la torre della base viene giù, la torre del Nexus aggredita, Letby mezza vita, è il tank, e se lui perde mezza vita istantaneamente pensate agli altri, pensate ai bambini, ci prova. Wunder ci prova, niente da fare, barile da parte di Mika, viene cancellato, metà HP, sotto la torre, flesso da parte di Perth, ancora una volta violenza, il macete, il coltellaccio europeo che cade inesorabile, una ghigliottina sulla testa dei cinesi. Due torri di Nexus andate! E ancora una volta per trova l'ennesima uccisione! Gali, una statua che crolla! L'ultimo rimasto davanti al Nexus è Carsa! Ma questo Nexus ormai è andato nelle mani dell'Europa, nelle mani di G2! E avviate i vostri Silver Scrapes! Stiamo andando a Game 5, G2! Il terzo seed europeo! Mettono sotto pressione gli RNG! Euforia! Questo è il giorno in cui i giganti cadono! I KT rimossi dagli IG! Gli RNG rischiano contro i G2! E adesso! E adesso pannolone per tutti! Mamma mia questi G2! Mamma senti mia! Senti la musica che è. Sembrava la musica di Final Fantasy quando vinci contro il boss finale. Pa, 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 pa. Bravi. Scusate ragazzi. Davvero bravi questi G2! Non c'è molto da dire sul loro livello, nel senso, hanno dimostrato quando hanno il blue side. Tutti i game sono stati vinti in blue side in questa serie. Blue side RNG vinta, blue side G2 vinta, ok? Posso quindi dire anche un'altra cosa? Abbiamo capito chi ha il vantaggio inside. Hanno vinto anche quando hanno preso Damkench. Dannate Damkench, RNG! Una cosa lo bannano sempre in blue side, quella è la questione. E perché non lo bannano red side? Perché poi c'è Nocturne, hai Aatrox, che adesso puoi flexare mid lane improvvisamente per i ragazzi dei G2. Ci sono un sacco di scelte che possono fare. Sono molto contento di questo game perché sono ritornati sulla stessa draft del game 1, a parte inverse. Ovviamente hanno invertito Ryze con Aatrox e l'hanno messo nella corsia centrale. Ma sono riusciti ad eseguirla. E per me questo vuol dire così tanto all'interno di questa best of 5. Perché improvvisamente gli RNG si ritrovano in una situazione dove dicono: ok, allora noi cosa dobbiamo effettivamente rimuovere? Cioè, quali sono le nostre priorità? Perché hai preso Poppy, ti aspettavi l'Aatrox top lane, boom, improvvisamente è un Aatrox mid lane e non sai esattamente cosa aspettarti dal lato degli RNG. Ed era esattamente quello che volevamo, perché Aatrox top non ha funzionato per due game di fila. Eppure qua ha funzionato e fin troppo bene. Sì, Perks è stato... Perks, sovrumano. Adesso, nei due game che hanno vinto i G2, è stato l'assoluto MVP. Sotto ogni punto di vista, la sua Irelia è stata impressionante nel game 2. In questo game numero 4, il suo Aatrox è stata la performance migliore che abbia visto da parte di Perks all'interno di questo torneo. Forse solo il game contro i Fangbu Buffalo è stato l'unico altro game dove penso Perks abbia tirato fuori questo calibro. Ma date è davvero allucinante. Perks, un campione con cui possa fare qualcosa nell'early game. Nel momento in cui gli dati un campione del genere, la pressione che riesce ad applicare, rivediamo. Alcuni dei replay. Guardate qua. Questo lo fai con Aatrox. Non lo fai con Cassiopea del Game 3. Con Cassiopea del Game 3, questo non lo fai. Con Aatrox sì. Sì, onestamente, alcuni di questi replay, nel senso, non è solo Perks in questa azione, per esempio. È Jankos che ganka la mid lane, copre per Perks. Wadid che ruota verso la corsia centrale, va a salvare Jankos, lo cura. E in generale tutto un sistema di squadra che ruota attorno a Perks. In generale è molto queste rotazioni molto veloci da parte di G2, a cui gli RNG non sembrano saper rispondere, perché
Gli RNG sono abituati a una tipologia di gioco, lo stile cinese, molto statico, molto dipendente dal teamfight, molto il gruppo 5 mid, cerchiamo di tirare giù tutto quello che troviamo. Però si trovano un team che ti apre la mappa, ti fa 1-3-1, ti distrugge, ti degrada lentamente, ti soffoca all'interno della tua giungla e non puoi fare niente con una teamfight comp se non la esegui perfettamente dall'inizio alla fine. E ancora una volta, non posso stressarlo abbastanza, bam, ma la draft da parte degli RNG. Sì. Non sono d'accordo con il pick di Lucian. No. Via, via, via il pick di Lucian. Se dovete prendere Lucian, prendete uno scaling mid lane di qualche tipo, qualcosa, sì, che ti dia del danno, che ti dia del supporto. Il sogno sarebbe una Azir, ma ovviamente questo non, cioè, è sempre non puoi, possibile. Non puoi pretendere di giocare Galio con Thalia, Gragas e Poppy e mettere un non hyper carry bot lane, esatto, e cercare di uscirne fuori vincitore. Dicevo che non era sempre possibile, visto il focus e il dispendio di risorse che il team degli RNG deve fare nella corsa inferiore, perché Uzi è Uzi e quindi gli dobbiamo dare i soldi. Ma se gli dobbiamo dare lui, dobbiamo dare i gank, dobbiamo dare supporto, non possiamo dare questo al resto della mappa, quindi non possiamo andare a draftare il resto. E questo sembra che G2 lo stiano sfruttando alla perfezione. Alla perfezione. Sì, e poi tra l'altro, posso dirlo, Yharnam ha giocato stra bene in sto game. Yharnam e Wadid sono stati impressionanti in sta partita. Sì, sì. Abbiamo visto in particolar modo Wadid, però anche Yharnam ha dato il suo grosso contributo all'interno. Un paio di spell shield davvero carini. Ma tolto gli spell shield, in generale il riuscire a rimanere in quella situazione, ok? Sì. Dove sei contro un matchup perdente, sai che è un matchup perdente, ti mettono pressione nella corsia inferiore, ti gankano, riesci a sopravvivere, non dai kill, non sprechi le summoners. Cioè, per me è assurda sta cosa. No, non dovrebbe succedere in un mondo normale, però Yharnam e Wadid riescono a farlo funzionare, molto è grazie al pick di Tahm Kench. Spero di vederlo per gli RNG rimosso all'interno del prossimo game. Fera. Ma se siete fan europei, sperate che non lo rimuovano. Voglio vedere ancora più Tahm Kench da parte di Wadid, perché è stato allucinante. Fera, guarda i danni da parte sua. Ricordiamo che tutto è nato dal bellino flex, perks, eh? Dal flex di Aatrox nella corsia centrale, perché nel game precedente era stato distrutto dalla Poppy di Letmi. Poppy, ragazzi, di Letmi che viene ripresa, ma Aatrox viene spostato, ragazzi, e Letmi si trova nei guai. C'è stata una sola kill in sto game per gli RNG. Cioè 15-1 per, pesante, i G2 Esports. Santuccio. Se volete l'unica arrivare ai mondiali, morte, non mi fate fare 15-1. L'unica morte è stata quella di Perks top lane, perché Wunder è stato bloccato dal muro di Thalia, sì, mentre cercava di entrare verso la corsia superiore e salvare Perks e salvare, sì, il fight. E da lì hanno preso un Baron comunque i G2, quindi neanche a dire è stata una bella giocata. No, li hanno stompati. È stata una totale, completa dominazione da parte dei G2. Game 5 sta arrivando. Io devo vedere il game 5 adesso. Questo game è stato davvero emozionante. Volete vedere un altro game emozionante? Aspettate un paio di minuti e vedremo l'ultimo. Vi consiglio anche il terzo game della prima serie, ma dopo che finiamo la trasmissione, eh. Domani, ricordo ancora una volta, alle 6 di mattina, lo so, inizia noi un'altra siamo volta. Qua dalle 6, vogliamo ricordare, so, commentare. Inizia un'altra doppia serie, ci saranno Kenren e Terenas per Africa, Africa Freaks e Cloud9. E la seconda Fnatic. Serie Fnatic contro IDG. Bella roba, bella roba. Rimanete con noi, torneremo tra poco. Tra poco con Sarengo, Ferracton per i mondiali 2018 qua su PG Sports.